Benvenuti a un'altra puntata di Restart, la casa degli imprenditori e delle piccole e medie imprese del territorio. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, e ho il piacere di accogliervi qui a Restart. Avete visto sempre che le parole di cui prendo ispirazione dalla sigla, che sono l'ispirazione per le aziende che vengono qua perché ci parlano di ripartenza e ripresa. Ma per questa azienda che ho ospite, che ho l'onore di avere ospite, è la passione il termine che prendo a supporto di questa bellissima trasmissione. Ringrazio subito lo sponsor, che è qui, la regia ci aiuta sempre, che è Lu Caffè. Vedete, abbiamo preso un caffè nel backstage e qui c'è tutta la produzione, parte della produzione sostenibile ed ecosostenibile di Lu Caffè, che ringrazio sempre Gianluca, la sua macchinetta, abbiamo bevuto un ottimo caffè, ma passo subito a presentarvi gli ospiti di Restart di questa puntata di dicembre. Eccoci qua, benvenuti, buonasera. Buonasera. Buonasera, abbiamo con noi la Giusy Biondelli, colonna portante di questa trasmissione come educatrice e consulente finanziaria, che ci dà sempre degli spunti di riflessione per le imprese per quanto riguarda l'educazione e la consulenza finanziaria. Grazie Giusy che sei qua. Grazie a voi. E qui abbiamo, ecco finalmente, parlo con gli imprenditori, parlo con le piccole, molti si riempiono la bocca di piccole e medie imprese, noi le portiamo qua a parlare della loro storia. Le abbiamo già avuti qualche anno fa ospiti a Restart, parliamo ormai di 5, 6, 7 anni fa, quindi questo è. Però sono tornati da noi perché ritorniamo dopo un periodo particolare che si chiama pandemia e l'azienda è LR, ed ecco qua il rappresentante, parlo dall'amministratrice delegata dell'azienda che è Lia Salvetti, buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie dell'invito. E abbiamo qui poi il nostro amico personale, perché la verità è questa, è che è il mio amico Luciano Rocca, benvenuto. Ciao Maurizio, buonasera Giusy. Sono un po' emozionato, Luciano, perché è una vita che ci conosciamo sotto l'aspetto sportivo, ma qui siamo dal punto di vista professionale e quindi anche dal punto di vista imprenditoriale, perché l'azienda che è LR dà vita a tanti aspetti imprenditoriali, perché le sfaccettature del nucleo che sono in via Sondrio, vero? Sì, via Sondrio numero 16. A Brescia, è un poliedrico dal punto di vista imprenditoriale, perché c'è LR e poi c'è anche la palestra che è attaccata, che è la palestra Bushido. Quindi due attività imprenditoriali, ah beh, la palestra. La palestra è un'attività imprenditoriale, quindi fare impresa è anche essere, è governare, gestire le persone anche dal punto di vista dell'impresa. Ma siamo stati il progetto pilota per questa cosa, ecco, nel 2001 a Brescia. Davvero? Prendendo spunto dal nord Europa, da degli amici, parenti che avevano questa attività, abbiamo preso uno dei capannoni produttivi industriali e abbiamo creato questa palestra all'interno. Quindi siete stati antisignani, ma mi ha già scavalcato, ma nel senso positivo e bello della trasmissione, la domanda che siccome è un'azienda che conosco, è un'azienda giovane, fatta con personale, collaboratori, personale non mi piace, collaboratori, anche perché è gestita come deve essere gestita, come sono le imprese familiari. Questa è un'impresa familiare e i collaboratori sono in una famiglia, vero Lia? Certamente, sono 20 anni, giusti che abbiamo aperto questa attività, nata dalla passione, quindi dalla voglia di condividere un progetto insieme. Abbiamo aperto palestra e subito dopo la LR. Quindi 20 anni quest'anno? 20 anni di LR quest'anno. Auguri. Grazie. Grazie che siete qua, è una bellissima cosa. Siamo maggiorenni, esatto, e quindi abbiamo unito nello stesso stabile. È stata un'emozione trovare uno stabile così che desse l'opportunità di avere un capannone produttivo. È un piccolo spazio, non poi così piccolo, perché stiamo parlando di 500 metri quadri in totale, no? Palestra, per la palestra. 800, 5.000 il sito intero. 5.000 metri quadri il sito intero, quindi una bella dimensione, ma antisignani sia per l'aspetto, che se ne parla molto in questo periodo, di sostenibilità, di energie alternative, già allora hanno ricoperto il tetto dell'azienda, esatto, con
fotovoltaico dal 2009, che abbiamo appunto anche fotovoltaico sull'azienda. Tu hai detto 2008, poi 2009 l'abbiamo attivato. Sì, siamo stati antisignani, proprio precursori. Sì, fortunati. Piace buttarci nei progetti, nelle nuove scoperte, tant'è che la nostra azienda... Anticipatori. Sì, quando abbiamo fatto questa pazzia per l'epoca, ci hanno tutti preso alla sprovvista perché gli istituti di credito non erano preparati, non volevano aiutarci, gli enti non erano preparati, poi attraverso... 2009 è l'altro giorno, sì, sì. 2008 ieri, sì. È ieri. Quando siamo partiti è molto bello perché siamo partiti come tutti in affitto e nel giro di 2 anni avevamo già un capannone... diciamo un debito alle spalle notevole, però abbiamo deciso di investire. Faccio subito, qui si vede qualcosa già. Cosa stiamo facendo qui? Maurizio, queste sono le spedizioni internazionali, questi sono parti di veicoli smontati che vengono spediti attraverso nave o aereo in tutto il mondo. Ma arriveremo a dire cosa fa LR. Adesso però la domanda che mi sorge subito per Giusy è 2008... Una crisi giusta. Disastro. Disastro. E loro sono partiti. Cioè, veniamo dalla pandemia. L'evoluzione di quello che è il mondo della finanza. Bene. Ma era una crisi particolare quella del 2008? Che crisi era quella del 2008? Beh, direi che è una crisi specifica perché riguardava il settore della finanza, il fallimento di Lehman, quindi uno dei più importanti player americani nell'ambito della finanza, di quello che è stato lo scandalo dei mutui subprime. Ci sono stati anche dei film quindi, che hanno raccontato quello che è successo e cosa significava mutuo subprime o comunque l'accesso al credito senza le dovute debite garanzie, quindi sovradimensionato, sovrastimato, tutta una serie di valutazioni che non erano puntuali e che diciamo possiamo definirle un po' leggere. Ecco. Oggi non siamo in questo panorama. Che cos'è c'è questo momento di dicotomia che c'è? Grande ripresa, grande dati di fatto, e poi... Oggi i dati dicono che siamo in boom economico, quindi non si può parlare di crisi. Chiaramente cosa succede? Che in termini generalizzati viviamo questa ansia di materie prime, viviamo questa ansia di carenza di materiali, di semilavorati, di... i casi eclatanti di alcune materie prime come l'alluminio piuttosto che il ferro, piuttosto che le componenti tecnologiche, i microprocessori, insomma ci sono certi particolari che... I dati del mese di novembre ci dicevano un aumento del cotone del 110%, del grano, chiaro, il prezzo del grano, allora, d'energia. È una situazione che accomuna, è un minimo comune denominatore in tutti i settori, parliamo di agricoltura, parliamo di... settore industriale, parliamo assolutamente di settore metalmeccanico, cioè stiamo parlando di una situazione generalizzata dovuta innanzitutto a un fermo industriale che c'è stato nel 2020, perché di fatto c'è stata la chiusura delle aziende. Ricordiamo che marzo-aprile avevamo la situazione di un dollaro che veniva praticamente quasi, cioè non quasi regalato, nel senso che un produttore di petrolio doveva pagare perché venisse ritirato il petrolio, quindi una situazione assolutamente tutta a rovescio. Ecco. Oggi ne paghiamo un po' le conseguenze di questo fermo, il fermo industriale, il fermo di produzione che abbiamo vissuto nel 2020, ne paghiamo ovviamente lo scotto. Dall'altra parte c'è stata anche la ripresa, quindi il boom economico, la ripresa dal punto di vista della domanda, e quindi questo ha fatto sì che ci fosse una poca quantità di materiali, poca quantità di semilavorati, eccetera, e una domanda molto alta per effetto di tutte quelle che sono le manovre incentivanti, quindi tutte le varie, la situazione classica che stiamo vivendo nel mondo della ristrutturazione del mondo edile, quindi tutto quello che riguarda l'incentivazione della ristrutturazione al 50 piuttosto che al 110, piuttosto che al 65, quindi chiaramente situazioni che hanno rilanciato in maniera molto la situazione economica, e questo però dall'altra parte non con lo stesso passo dal punto di vista della possibilità di rispondere a tutta questa domanda. Quindi abbiamo visto, quindi grazie Giusy, ci ha fatto un volo d'angelo sull'aspetto economico dal 2008 fino ad oggi, e si capisce dalle parole di Giusy che gestisce i patrimoni degli imprenditori, gestisce l'aspetto del denaro proteggendolo, perché
la sua particolarità è proteggere il patrimonio che faticosamente le imprese riescono a generare, sia della famiglia imprenditoriale sia dei collaboratori. Quindi questa dote che ha la Giusi ce l'ha spiegata in maniera semplice, in maniera diretta, come uso qui a Restart, per poter dare di piccole pillole anche di educazione finanziaria che aiutano chi ci segue sul canale 810 di Sky e in streaming su www.rtv.eu e su tutte le pagine social di Your Solution e di Maurizio Poli. Ma torniamo a LR, che è la protagonista e la star di questa trasmissione. Luciano, sono da te. Cosa fa esattamente LR? Non piega solo la lamiera. Addirittura cosa non fa? Cosa non fa? No, noi abbiamo una tradizione come revisionisti, cioè i carrozzieri, quelli che tolgono le imperfezioni dei materiali nuovi, appena stampati, non ancora verniciati. Mettiamo a certificazione questo processo. Poi siamo service provider di vari gruppi, tra i quali Iveco, che è molto molto importante. Stellantis, insomma, il gruppo di Stellantis. Esatto, esatto. Qui stiamo vedendo delle fotografie. Questo è un piccolo particolare, una vite che va su un pezzo che noi chiamiamo intelaiatura sotto cintura. Qui abbiamo i veicoli speciali, un altro dei nostri settori. Questo è un furgone per disabili, noi creiamo queste situazioni. Questa è una nostra chicca, un'ambulanza, ne abbiamo prodotte due per l'isola di Montisola, esatto. Quindi fate veicoli speciali anche? Siccome a Montisola le strade sono molto molto piccole, qui abbiamo un carro funebre, appoggio al carro funebre. Montisola, strade solo per motocarri, motociclette. Abbiamo preso un Piaggio Porter, un veicolo piccolissimo, allungato, allargato, alzato e quant'altro, e abbiamo reso ambulanza. Chiedo alla regia se poteva tornare sull'ambulanza, che la vediamo, eccola qua. Vediamo, piccolissimo. Vedete grazie. Come è stato rialzato il tetto, come è stato allungato il posteriore, forse allo sbalzo della ruota posteriore. All'interno ci stanno due operatori, come deve essere, un lettino per un eventuale ferito e i due autisti davanti. Quindi qualcosa di spettacolare. Due sì. Ne abbiamo prodotte e siamo orgogliosi di questa cosa. Quindi avete anche la divisione veicoli speciali. Veicoli speciali, stavo dicendo, sì, stavo elencando cosa noi facciamo. Abbiamo questo reparto dove facciamo moto, macchine per i vigili, veicoli per la protezione civile, veicoli per i militari, come abbiamo visto carri funebre, veicoli per i disabili, automobili di privati vengono trasformate a seconda della necessità con i vari accessori. Altro settore molto importante, creiamo il pesante. Il pesante cos'è? Sono i telai dei camion, vengono detti spessi o pesanti, cioè lungheroni, che messi insieme fanno quello che è poi il telaio, dove si appoggerà la cabina del camion. Io ho visto in segreto, non posso dire altro, all'interno dell'azienda, perché le visito poi le aziende, ci sono particolari di produzioni che devono ancora arrivare sul mercato. Sì, sì, noi facciamo prodotti PIA, certamente. Abbiamo questo settore che è molto, molto importante. Abbiamo visto gli ultimi carri intendo veicoli industriali nati, sono stati fatti da noi questi 5-6 prototipi che servono per dimostrare al mondo cosa nascerà. Quindi la capacità dell'imprenditoria italiana, eccola qua. Quindi la capacità, la diversità di tutte le imprese italiane con le europee è questa: risolvere problemi e dare capacità produttiva alle imprese più grandi. Quindi quando si parla di filiera, di attività che ci sono, che seguono le imprese più grandi, questo è un esempio concreto, reale, qui sul territorio di Brescia, quindi lo potete anche visitare, l'azienda è stata visitata da consiglieri regionali, da personalità che vengono in visita all'azienda per vedere questa azienda giovane, vero Lia? Certo. Sì. Un'azienda giovane. Quanti collaboratori ci sono all'interno dell'azienda? Siamo una ventina. Quindi 20 famiglie che ruotano intorno. Assolutamente, sì sì. Calcola che ci sono persone che sono con noi dal 2001, quindi abbiamo proprio... Ecco qua il nostro ufficio. Vedo un cane là in fondo. Cioè, vabbè, lei è... Come si chiama? Lei è la Peggy e... Quindi una collaboratrice giovane, vedo. La mia bambina. Esatto, Claudia. Lei sarà il futuro della nostra azienda. Come si chiama questa signorina qua? Claudia. Claudia, che salutiamo. Ciao Claudia, sicuramente.
Io l'ho vista questa Claudia qui che era molto... Era piccolina. Piccolissima. Comunque a parte lì, i ricordi, gli Amarcord, torno ancora da lì, certo, che ci stava descrivendo l'azienda giovane, 20 collaboratori. Sì, 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 assolutamente. Dicevamo alcuni collaboratori storici, collaboratori comunque legati alla famiglia. Abbiamo appunto la figlia, sorella, cognato, quindi gente legata proprio a noi. E poi abbiamo i giovani, quindi noi puntiamo molto sui giovani, quindi parecchi ragazzi, e dove appunto puntiamo sulla formazione in modo di creare quello che sarà poi il futuro della nostra azienda. Vedi Giusy, l'hai detto giusto tu, sono stati dei precursori, perché parlavo in backstage con amico Luciano che già nel 2000, e non mi ricordo, me l'ha detto ma mi è sfuggito, 2008, dava la possibilità ai collaboratori di accedere alla palestra gratuitamente. Era prima, cosa? Prima, da 2003. Ancora prima, 2003. Quindi... L'embrione del welfare aziendale. Esatto. Esatto, quindi potevano accedere gratuitamente alla palestra. Buone, solo fortuna. Ai massaggi, solo fortuna. Sì. La fortuna va creata, aiuta gli audaci. E qui c'è l'audacia, qui c'è l'inventiva dell'imprenditore. Qui troviamo quello che si alza la mattina e dice cosa posso fare, dove posso andare a trovare il lavoro, ma come posso far star bene i miei collaboratori. Certo, assolutamente, sempre. Ma poi volevo aggiungere che una nostra particolarità, quindi la particolarità della nostra azienda, è non dire mai di no. Quindi siamo partiti come revisionisti, il 100% del nostro lavoro era revisionare, e credimi, in questi anni abbiamo fatto di tutto, e ad oggi veramente all'interno della nostra azienda abbiamo una ventina di lavorazioni diverse. Sì, più o meno. Ho visto dalle fotografie che l'amico Maurizio ha mandato. Vediamo qualche altra foto che così magari le commentiamo. Sì, la capacità di questa azienda, come molte aziende, ma in questo caso... Questi sono cristalli dei minibus che noi sequenziamo per l'azienda appunto Iveco Suzzara, dove i cristalli vengono sequenziati anteriore, nel minibus, centrale, posteriore, eccetera, dei minibus. Nei minibus. Quindi gli scuola bus che vedete in giro, quei veicoli gialli, queste sono barre stabilizzatrici che arrivano dall'Inghilterra. Noi, come dicevamo prima, le travasiamo, le certifichiamo e le spediamo negli stabilimenti dove serve. Quindi le inseriamo in contenitori conformi, specifici. Eccetera, perché dall'Inghilterra arrivano in scatole. Questi sono particolari che fanno parte della spedizione per il Brasile e l'Argentina, sono pezzi di camion che smontati vanno nei container, che vanno sulle navi e piano piano girano il mondo. Qui abbiamo dei particolari che vanno sul nuovo veicolo Iveco che si chiama Stralis, è un piccolo gruppo che noi assembliamo. Ma praticamente ci ha elencato il mondo questa piccola azienda. Queste sono le motociclette dei vigili che trasformiamo in motociclette adatte all'uso della polizia locale. Queste sono le nostre motociclette dei vigili bresciani. Abbiamo detto una parola che era di moda proprio nel 2008 e c'era glocale, cioè l'azienda è locale ma è globale, perché ci ha citato l'Inghilterra, le Americhe, certo, il Sud America, l'Argentina. Quindi, come vedete, l'azienda serve il mondo, perché così nel piccolo, mica tanto piccolo, serve 20 persone, sono tante anche dal punto di vista, poi molto giovani, e li ho visti all'opera, e il problema, Giusy, ho l'opportunità del welfare aziendale, è dato. Una tua riflessione sul welfare aziendale, Giusy? Beh, Luciano e Liano, appunto, quando abbiamo detto che hanno dato la possibilità di usufruire di questo vantaggio, perché nello stesso... nella stessa situazione di insediamento produttivo c'era la possibilità di accedere anche alla palestra, questo sicuramente va a migliorare quello che è il clima aziendale e quindi a migliorare quello che è la sensazione di benessere dei propri collaboratori. Chiaramente il welfare aziendale è una strategia molto importante perché fidelizza la risorsa umana, cioè i propri collaboratori vivono all'interno dell'azienda con un senso di appartenenza e vivono come se fosse davvero all'interno di una grande famiglia. Ti faccio la domanda, ma vuol dire che c'è un aumento di stipendio con questo welfare aziendale? Allora, il welfare aziendale, è, per tradurlo proprio in maniera molto, molto sintetica e molto chiara, è come se fosse una gratificazione ma in natura, quindi non stiamo parlando di soldi. Statisticamente, scientificamente è comprovato che anche quando si danno troppi aumenti frequenti di denaro hanno un effetto in termini di produttività o in termini di fidelizzazione che è un effetto che si esaurisce in poco tempo. Quindi in realtà è vero che tutti noi amiamo molto avere un pochino più di liquidità a disposizione, quindi avere uno stipendio un pochino più gratificante, ma alla fine
Quello che in realtà gratifica molto di più sono altre tipologie di politiche, come per esempio la welfare aziendale. La welfare aziendale è qualcosa che viene corrisposto in natura. Cosa significa in natura? Significa che non ti do soldi, cioè nel senso euro, non ti do 300 euro, 400 euro, ma ti do qualcosa che corrisponde a quel valore. Quindi il fatto di poter accendere una palestra, il fatto di poter, non so, avere dei buoni benzina, piuttosto che avere la possibilità di avere l'abbonamento dell'asilo nido in una certa struttura, i libri scolastici, i libri piuttosto che dei corsi di formazione, oppure anche la parte che, di cui abbiamo parlato anche in altre trasmissioni precedenti, anche la parte che riguarda tutta la previdenza, quindi l'integrazione al fondo piuttosto che magari una polizza sanitaria, cioè ci sono vari livelli di strategie di welfare aziendale. Quindi è un vestito che va costruito sull'azienda, il welfare aziendale, così. È un vestito che va costruito sulle aspettative dei collaboratori. Solitamente all'interno di un piano di welfare aziendale è buona regola, buona abitudine, non è un obbligo, però normalmente, visto che è come se fossimo una grande famiglia, come in una grande famiglia si fa, si cerca di sentire il parere di tutti e quindi quali potrebbero essere le ambizioni o le aspettative che fanno più piacere ai propri collaboratori. Se ho 20 collaboratori non è che posso fare 20 cose diverse, però magari anche individuare quelle 3 o 4 iniziative che possono essere, diciamo, condivisibili da tutti quanti è già una buona regola. Ecco. È una strategia che fidelizza i propri collaboratori, non solo quelli che sono già collaboratori, ma attira l'attenzione anche di coloro che sono all'esterno, perché avere un'azienda che si preoccupa del benessere, che significa dello stare bene all'interno dell'ambiente aziendale, non significa non lavorare, significa stare bene nell'ambiente aziendale, quindi sentirsi una componente importante, crescere in termini di competenze e di formazione, sentirsi parte di un progetto perché comunque viene considerato quello che potrebbe essere la visione del proprio collaboratore all'interno del processo produttivo, cioè sono tutti aspetti che non è che il denaro non gratifichi, che gratificano molto di più perché riguardano la persona e quindi questo è importante perché va a valorizzare quello che noi siamo all'interno dell'azienda. Ovvio che chiaramente anche la parte economica è importante, ma in questo modo si vince in due, perché il welfare aziendale è una gratificazione in natura che se il datore di lavoro spende 300 euro, il collaboratore riceve il valore corrispondente a 300 euro, quindi non c'è la parte contributiva che va a rendere scontenti. A costo esattamente 300. Chiaramente, costo è per l'azienda e diciamo gratificazioni in termini valoriali per il collaboratore. Grazie Giusy, torniamo invece dalla Lia, è una domanda provocatoria, perché restate, deve essere anche di esempio per altre imprese, quindi so che non avete nessuna intenzione assolutamente di vendere niente a nessuno, ma ipoteticamente ci fosse qualcuno che vi corteggiasse e dici oh mi piace questo cosa. Lia, il tuo concetto non di vendere, ma dice qual è il valore dell'azienda, solo il fatturato, Lia, della vostra azienda, se dice la voglio vendere, la metto sul mercato, qual è il valore di LR? Chiaramente il fatturato ha il suo perché, ovviamente. È una cosa molto importante avere il codice fornitore di Iveco, che non è da tutti, anzi da anni ormai questa situazione è chiusa, quindi questo noi abbiamo la fortuna di averlo, avendo lavorato tanto, insistendo negli anni, e poi secondo me anche il team che è legato alla nostra azienda, investendo le competenze, investendo nei giovani, insegnando i giovani, insegnando un mestiere, quindi dando delle opportunità a questi ragazzi. E devo dire che evidentemente nella famiglia stanno bene, perché i nostri ragazzi sono sempre presenti quando abbiamo bisogno di straordinarie, non dicono mai di no. Quindi devo dire che cercare di creare un clima sano, un clima partecipe, perché secondo me è importante anche quello. E poi, come diceva Giusy, chiaramente le gratificazioni non fanno mai male, quelle quindi servono il sempre. Il valore di LR è una sfera dinamica in cui c'è dentro tanti valori, oltre che il bilancio, oltre che il fatturato, certo, il codice. Certo. Quindi il valore umano, la presenza delle vostre collaboratori, vero Luciano, è molto importante anche
perché so che tu fai molta formazione all'interno dell'azienda. La formazione è la parola prima da mettere in azienda. I ragazzi giovani vanno formati e come si usava 50 anni fa, noi abbiamo l'operatore capace e valido che al suo fianco ha un paio di persone che imparano, rubano, capiscono e crescono con i giorni nel mestiere. Quindi questo la fa da padrone. Il ragazzo che arriva e cerca di rubare il posto a chi già c'è, rubare in senso buono, per crescere e poter realizzare il suo sogno nel mondo del lavoro. Da noi sono trattati tutti come fratelli. Io per primo sono in prima linea, lì giustamente sta in ufficio con il resto della compagnia. Fianco a fianco si vedono, si sentono le problematiche e insieme si cerca di risolverle. Chiaramente si cerca tutte le problematiche. Questo che ho detto è molto bello perché è una sinergia tra l'ufficio e la parte operativa che crea l'azienda. Questo crea l'azienda. È tipico di molte imprese familiari e lo sviluppo delle imprese familiari che ha permesso quello che ha detto prima la Lia, 2003, dopo due anni abbiamo il nostro capannone, abbiamo il nostro impianto fotovoltaico, abbiamo assunto personale, 20 persone, sì, dirette, ma poi un sacco di subfornitori, esatto. Fornitori vostri, certo. Cioè, a Libro avranno un centinaio di piccoli fornitori artigiani che lavorano per loro, a loro volta per produrre, per dare un servizio, giusto? Sì, certamente. Quindi il territorio è dato, come ripeto spesso, da queste aziende. Diversificazione al territorio, spariscono. Hanno affrontato la pandemia, ne sono venuti fuori. Il 2008, che non è stata una passeggiata. Il 2008 non è stata una passeggiata, che il calo di fatturato c'è stato. Sono ancora qua dopo 20 anni, questo mi piace sottolinearlo. Giusy, torno da te, vedo che c'è un librone con te, questo librone... Sai che questo mi accompagna. Cosa, il titolo di questo librone, tanto per darlo? Il titolo non te lo leggo perché non voglio fare pubblicità, però parla di pianificazione e protezione patrimoniale. Pianificazione e patrimoniale, ripeti, pianificazione? Pianificazione e protezione patrimoniale. Quindi è il tuo mantra, questo qui, è il tuo Vangelo? No, sì, ecco, più il mio Vangelo, nel senso che mi accompagna nelle mie giornate, perché spesso poi mi capita anche di consultarlo. Quindi mancano pochi minuti perché il tempo... e la trasmissione è solo di mezz'ora, ma diamo delle pillole positive. Giusy, il TFR e TFM fanno parte anche di questi aspetti qui dell'azienda? Beh, sicuramente all'interno, sempre per creare tranquillità e serenità ai propri collaboratori, avere l'accantonamento TFR aiuta, stessa cosa per gli amministratori, perché comunque attraverso il TFM si vanno a tutelare e ad accantonare le risorse per i propri amministratori. Ma sono tutte iniziative che fanno parte di un'azienda che lavora per creare valore, ma lavora anche per creare un clima che fa parte di quella famosa S, Maurizio, nell'ambito della sigla degli ESG, quindi la parte social, quindi la parte di benessere, di creazione di un clima aziendale positivo. Che loro hanno creato e stanno mantenendo. Assolutamente, sì, certo. Mancano una manciata di secondi. Lia, un tuo riferimento dell'LR, vogliamo darlo, una mail, un numero di telefono? Certo, noi siamo a Brescia, in via Sondrio numero 16, la mail è quella lì, in generale, dove riceviamo, diciamo, il tutto, e info@LR, scritto tutto in esteso.bs.it. Il sito è sempre disponibile, che sempre www.lr.bs.it. Quindi trovate i numeri di riferimento, che è il numero di telefono, cercate dalla Lia o della Claudia, se volete avvicinarvi a questa dinamica azienda per poter usufruire dei loro servizi. Certo. Sono sempre alla ricerca anche di personale. Sempre, sì. Quindi abbiamo telefonate. Appena assunto tre persone, quindi... tre persone è una bellissima cosa. Tre persone. Andate sul sito, candidatevi, portate i vostri curriculum, perché la selezione è sempre aperta alla possibilità di impotere a gente che voglia di fare come c'è sul territorio. Luciano, a te la chiusura di questa bellissima puntata. Non posso fare altro che ringraziare Giusy e Maurizio per l'invito. Grazie. Bellissima trasmissione. E... come si dice dalle nostre parti, in bocca al lupo. Sì, altri 20 anni a LR, allora. Altri 20 anni. Grazie mille.